you know about that. Hey, what you know about that. Hey, I know all about that. Buonasera, ben ritrovati, terza puntata di Donne Basket Magazine, come sempre mezz'ora insieme per analizzare tutti i temi che riguardano il mondo del basket femminile, Serie 1 ma non solo, quest'oggi anche tanta Serie 2 per avere un quadro completo su quello che è successo lo scorso weekend e quello che accadrà nel prossimo weekend nel mondo del basket in rosa. Comincio subito presentandovi gli ospiti di questa puntata, due rappresentanti del Sanga Milano, formazione appunto che milita in Serie 2, e comincio a dare la buonasera alla guardia Sara Canova. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ed è con noi anche il coach del Sanga Milano, Franz Pinotti. Buonasera. Ciao Matteo, buonasera a tutti, ciao. Cominciamo andando a vedere in grafica quello che è successo lo scorso weekend nel massimo campionato, quello di Serie 1, e vediamo allora i risultati. Una delle sei gare in programma è stata rinviata, non si è giocata per inagibilità del Pala Vesuvio, il confronto fra Napoli e Lucca che si recupererà però proprio domani. Queste invece le gare che si sono giocate: la vittoria di San Martino in trasferta sul campo di Vigarano 60-51, ha vinto Torino con 5 punti di scarto la sfida con la Spezia 73-68, vittoria piuttosto netta invece di Schio in trasferta sul campo di Umbertide 84-50. Venezia ha vinto in trasferta a Battipaglia 73-51, e poi molto molto netta la vittoria di Ragusa su Broni, che dopo la bella vittoria della prima giornata contro Napoli invece è caduta pesantemente sul campo delle siciliane con il punteggio di 80-37. Vediamo anche la classifica dopo due giornate, con ovviamente l'asterisco che riguarda Napoli e Lucca, visto il rinvio del confronto diretto dello scorso weekend. A quota 4 punti, quindi a punteggio pieno, abbiamo Ragusa, Schio, Venezia e San Martino. A quota 2 abbiamo Lucca, Torino e Broni. A quota 0 punti Napoli, La Spezia, Vigarano, Umbertide e Battipaglia, ovviamente appunto con il recupero fra Lucca e Napoli per determinare se Lucca resterà anch'essa a punteggio pieno dopo due partite. Abbiamo visto in grafica quello che è successo in questa seconda giornata, andiamo a vedere però anche le immagini dei match principali di questo turno, e lo facciamo nel prossimo servizio filmato da Carlo Ferrario. Se la prima giornata del massimo campionato di basket femminile si è chiusa con importanti sorprese, la seconda ha già dato una scossa al campionato e forse l'avvio della delineazione della classifica. Certo, è ancora presto per dirlo, ma alcuni risultati parlano chiaro. San Martino, già dopo due match, ha punteggio pieno e si dimostra, come lo scorso anno, una potenza di questo campionato che magari non potrà guantare lo scudetto, ma può ambire veramente alto. Torino-La Spezia è stato un match che ha fatto vedere tanto di buono da parte di entrambi le compagini. Una deve cercare di ripetere quanto fatto lo scorso anno e l'altra, neopromossa, vuole il massimo da questo campionato. D'altronde coach Corsolini lo aveva detto in un'intervista all'inizio campionato: vogliamo i playoff, scherzando è vero, ma sognare è possibile. Umbertide, Schio, Ragusa, Broni, Battipaglia, Venezia, chiudere la giornata, sfide fondamentalmente in una sola direzione, quella delle big. È vero che il campionato è ancora lungo, ma già qualcuno ha preso il largo, gli altri allora dovrebbero già correre ai ripari. Quattro squadre a punteggio pieno insomma dopo due partite, più la Gesam Gas Lucca, che potrebbe essere anch'essa a punteggio pieno se batterà Napoli in recupero. Comincio da Franz Pinotti. Franz, un campionato, quello di A1, che già l'anno scorso aveva proposto quasi una classifica spaccata a metà, le prime quattro e poi tutte le altre. L'impressione è che anche questo campionato viaggi su una falsariga simile, anche se abbiamo una San Martino che anch'essa dopo due giornate ha vinto due partite. Sì, io direi che sì, non bisogna essere dei maghi per sapere che il campionato di A1 è spezzato in due tronconi. C'è San Martino che si aggiunge alle prime quattro, manca Parma forse, che l'anno scorso, fino all'anno scorso, era una delle sei della prima parte, però direi che Schio, Ragusa, Lucca e Venezia fanno un campionato sinceramente a parte. C'è una di queste giocatrici, di queste squadre, secondo te, Sara, che alla fine ha qualcosa in più? Tu hai giocato a Ragusa, ricordiamo in passato, Ragusa in questi ultimi anni è sempre arrivata vicina a fare quell'ultimo passo, ma non è quasi mai riuscita a battere Schio, a parte la Coppa Italia dell'anno scorso. Quindi insomma, può essere questo l'anno giusto per Ragusa per provare a vincere anche il campionato? Io lo spero per loro, diciamo che parte del cuore è anche un po' bianco-verde per quanto mi riguarda. È stata un'esperienza, anche se per metà anno, davvero, davvero super, e lo spero perché la piazza che c'è a Ragusa anche a livello di tifosi, insomma, è diciamo una delle migliori, se non la migliore adesso da quel punto di vista femminile, soprattutto in A1. Quindi lo spero per loro, insomma. Piazza molto calda sicuramente anche quella di Broni, abbiamo potuto conoscere, anche voi l'avete conosciuti l'anno scorso, i tifosi caldissimi, sempre i Viking che supportano Broni. Broni però, Franz, è caduta pesantemente sul campo di Ragusa dopo la vittoria della prima giornata a sorpresa contro Napoli. Può una neopromossa andare lontano, oppure quella vittoria contro Napoli è stata frutto di un episodio e Broni necessariamente calerà con il passare delle partite? No, guarda, Broni ha tutte le carte in regola per fare molto bene. Nell'ultima partita mancavano delle atlete di spessore. È chiaro che in A1 ci giochi quando hai
le straniere e tutte le atlete a posto, altrimenti paghi nettamente. Sicuramente con Ragusa magari non ci può essere partita, ma non c'è neanche questa differenza così brutale in ordine numerico di gioco come c'è stato domenica. Io credo che Broni sia una squadra da metà classifica. Tu hai affrontato Broni lo scorso anno quando giocavi a Costa Masnaga. C'è secondo te la possibilità per Broni di competere per le prime posizioni, oppure da neopromossa più di tanto non potrà fare? La prima posizione, obiettivamente, diciamo, le quattro squadre più importanti sono state dette anche da Franz precedentemente. È una buona squadra perché comunque ha dimostrato anche all'Opening Day di poter far bene. Può comunque sicuramente mettere in discussione, anzi mettere magari qualche bastone fra le ruote anche a squadre più importanti. Spero per loro, insomma. Comunque anche l'anno scorso, a differenza del campionato di quest'anno di A2, loro erano la corazzata da battere, impossibile. Infatti loro hanno fatto 32 vittorie su 32, se non sbaglio, sì. Quindi vincendo Coppa Italia. Abbiamo visto prima classifica e risultati della giornata precedente. Vediamo anche il quintetto ideale, le giocatrici che hanno fatto di più in campo a livello numerico lo scorso weekend. Quintetto ideale che, come vedremo, è ricchissimo di giocatrici di Ragusa. Nella dominante vittoria contro Broni sono state tante le ragusane che hanno fatto molto bene. Vediamo in grafica il quintetto migliore dello scorso weekend con la presenza di Giulie Vallo di Ragusa. 16 punti, 4 su 7 da 3, 4 recuperi, 3 assist nella vittoria contro Broni. Per Ragusa presente anche Laura Nichols, 6 punti ma 11 rimbalzi, 3 stoppate e 4 recuperi. E poi Astunduri, il nuovo centro ragusano, con 18 punti, 10 rimbalzi e 7 su 13 da 2. Le altre due giocatrici sono una, Ashley Brunner di Torino, che nella vittoria con la Spezia ha segnato 17 punti con 10 rimbalzi e 6 assist, e poi un'italiana, non vediamo spessissimo italiane a parte di questo quintetto ideale. C'è però in questo caso Valeria De Pretto di La Spezia, che nella sconfitta contro Torino ha segnato ben 22 punti con 5 rimbalzi, 6 recuperi e 3 su 4 da 3 punti. Una performance che ha scaraventato De Pretto sicuramente agli onori della cronaca, una performance molto positiva. Andiamo a conoscere allora questa giocatrice nella prossima intervista. Valeria De Pretto, una delle stelle in questo momento più brillanti del basket italiano. Sentiamo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. Sabato a Torino è stata una partita molto combattuta, anche se alla fine il risultato non ci ha premiato. Però dobbiamo rimanere fiduciose e coese e ripartire da ciò che di positivo abbiamo fatto e cercare di limitare al massimo i cali di lucidità e di concentrazione. Per quanto riguarda il tempo libero, cosa fai? Beh, durante la stagione, nel tempo libero, ascolto molta musica e mi piace molto leggere, soprattutto la sera prima di addormentarmi. E l'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto e che mi ha colpito molto è stato 900 di Alessandro Baricco. E invece d'estate, quando non giochi, che cosa fai? Beh, d'estate collaboro nell'organizzazione dei centri estivi del paese da cui provengo, che è in provincia di Vicenza, e cerco comunque di tenermi allenata tra potenziamento e basket. Più o meno tutti i giorni cerco di allenarmi e tutti i weekend vado a camminare in montagna. Di tre tuoi difetti. Introversa, lunatica e diffidente. E i tuoi pregi? Determinata, schietta e sensibile. Ciao a tutti! Tu hai giocato alla Spezia, anche se nell'altra società, non in questa che adesso milita in Serie 1. Secondo te, dove può arrivare la Spezia? Quest'anno, da neopromossa, può fare comunque un buon campionato? Sì, anche la Spezia secondo me può fare un buon campionato. Ha delle buonissime italiane, infatti Valeria De Pretto ne è stata la dimostrazione in questa seconda giornata. E quindi speriamo che anche le italiane possano far bene, spero anche appunto per la Spezia. Anche lei, come Broni, neopromossa, quindi solo da migliorarsi. Franza, parliamo sempre di queste quattro regine, ovvero Schio, Venezia, Lucca e Ragusa. C'è un'altra squadra di quelle che stanno più sotto come gerarchia in questa Serie 1 che può insediare le prime? Forse San Martino è quella più quotata per provare ad avvicinarsi alle top 4? San Martino sicuramente ha un ottimo allenatore innanzitutto, e questo conta veramente tanto in una categoria di eccellenza.
Però sai che io non so, forse perché sono lombardo, per bastian contrario io metterei lì Broni nelle prime otto. Secondo me Broni potrà fare molto bene, lo ha dimostrato nella prima giornata con grande personalità, poi è una piazza veramente super e hanno una società molto ben organizzata, quindi possono anche cambiare in corsa qualcosa per stare in vetta. Io credo in Broni lì, che dia fastidio, ecco. Sara, da giocatrice, il fatto che alcune di queste squadre abbiano le coppe e altre come Luca per esempio no, può essere importante in termini di regular season? Giocare le coppe significa effettivamente arrivare più stanchi, meno preparati alla partita della domenica? Quello sì, quello può essere, però insomma giocarsi coppe, Coppa Italia oppure per Schio anche giocare in Europa, insomma sono stimoli diversi, poi le squadre appunto sono state create per poter far bene sia in Italia ma anche all'estero e le motivazioni da giocatrice che possono appunto venire fuori sono tante, quindi gli stimoli, tutto quello che può essere messo in campo insomma può anche sovrastare la stanchezza. Abbiamo parlato prima Franz di Ragusa, Luca recupererà la sua seconda gara domani contro Napoli. La novità di quest'anno della Jason Gass è sicuramente la panchina un po' più profonda, un po' più lunga rispetto all'anno scorso in cui sono arrivate veramente alla finale in cui di fatto giocavano 5-6 giocatrici contro Schio. Può essere la panchina di Luca di quest'anno quel fattore in più che porta Luca ancora più vicina al top a Schio? Sì, innanzitutto parlavo con Diamanti proprio quest'estate, io sono un grande ammiratore di Diamanti, anche fin troppo ossessivo sulla difesa, su alcune regole, però mi piace molto e lui giustamente diceva, insomma è chiaro che non abbiamo il budget di Schio e Ragusa, per cui dobbiamo fare conto con quello che possiamo, è meglio concentrarsi, lui dice, su 5-6 giocatrici di alto livello piuttosto che disperdere un po' le forze. Quest'anno gli hanno dato la possibilità di avere qualcosa in più e Lucca è senz'altro tra tutte quella più, più possibile di outsider. Diamo spazio anche alle protagoniste di questa seconda giornata. Abbiamo parlato di San Martino che nell'anticipo di venerdì ha superato in trasferta Vigarano 60-51. Sentiamo le parole nel post partita della playmaker della Meccanica Nova Vigarano, Erika Reggiani. Sì, purtroppo come hai detto te c'è stato un blackout totale sia Luca che qua e non ci spiegavo il motivo perché comunque è sempre brutto affrontare una partita primi due quarti comunque avanti di un tot e poi rientrare e andare sotto, quindi questa settimana lavoreremo più che altro per questo, per cercare di capire come mai abbiamo questi blackout e cercheremo di migliorare su questo sicuramente. Questa sera mi sentivo bene, quindi ho cercato di non perdere la testa anche nei momenti più difficili che mi sono presentati durante la partita e purtroppo magari mi è riuscito male perché abbiamo perso, quindi migliorerò in questo e durante la settimana lavoriamo tutti insieme per migliorare questo. Sicuramente dobbiamo cercare di portarla a casa perché nel precampionato abbiamo giocato contro, abbiamo vinto anche contro San Martino, però senza due straniere, quindi con l'aggiunta di loro ci hanno messo in difficoltà, ma per demeriti anche nostri magari, e quindi a un merito andiamo con la faccia tosta di portarci a casa questa partita. Andiamo adesso invece a Umbertide, dove nella sconfitta casalinga contro Schio c'è comunque stato un evento positivo, il debutto della giovanissima Federica Giudice, classe 2000, per la prima volta scesa in campo con la prima squadra in massima serie. Sentiamo le sue parole dopo la partita, conosciamo meglio Federica Giudice. È stata comunque una gran bella esperienza perché non capita tutti i giorni di poter gareggiare in un campionato di Serie 1 e di poter disputare una partita contro una squadra importante come quella di Schio, quindi è stata davvero una gran bella esperienza. Dal punto di vista umano è una gran bella città, i tifosi comunque sono sempre stati molto accoglienti con noi piccole della foresteria e ormai è diventata come se fosse una vera e propria casa, anche se magari è stato all'inizio un po' difficile comunque abituarsi all'ambiente nuovo, persone nuove. Però devo dire adesso che è davvero un gran bel posto. Io veramente li ringrazio dal profondo del cuore, ma data l'emozione che avevo in quel momento non mi sono manco accorta degli applausi, delle persone che si alzavano, niente di niente. Quindi ringrazio tutti quanti. Giornata da ricordare per Federica Giudice, però sconfitta piuttosto pesante con 34 punti di scarto in casa per Umbertide contro Schio. Franz, questo che anno può essere per Schio? Può essere l'anno in cui il Famila fa anche un passo in avanti in Europa, oltre ad essere ovviamente strafavorita anche per il campionato?
Allora, intanto io me lo auguro e lo spero veramente tanto per tutto il movimento italiano. Abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo bisogno di squadre che provino a vincere e a arrivare fino in fondo. Schio ha tutte le caratteristiche, anche se ovviamente ogni volta che andiamo in Europa ci scontriamo veramente con fisici, talento, qualità e soprattutto mezzi economici delle società che affrontiamo, che sono completamente diversi dai nostri. Però Schio secondo me può fare forse per la prima volta dopo qualche anno la differenza quest'anno. È un discorso, Sara, che vale per il maschile e per il femminile. Milano, che domina il campionato italiano maschile, in Europa ultimamente ha sempre fatto un po' di fatica. Discorso che vale anche per Schio, per quanto Schio l'anno scorso, ricordiamo, abbia raggiunto i playoff e quindi si è andata veramente vicina ad accedere alle Final Four. Quella Schio, la Schio di quest'anno, quanto lontano può arrivare in Europa e quanto è favorita secondo te rispetto alle altre in Italia? Sicuramente l'anno scorso era stata un outsider, quindi adesso sono anche un pochino più gli occhi puntati appunto su Schio, quindi io spero per loro che si possano riconfermare quello che hanno fatto l'anno scorso anche appunto in Europa, però sicuramente adesso le squadre sanno che anche in Italia c'è qualcuno che può mettere appunto i bastoni tra le ruote anche in Europa, quindi sicuramente avranno occhi puntati anche su Schio. 8 minuti. Abbiamo parlato a lungo di Serie 1, apriamo anche il capitolo dedicato alla 2, perché lo scorso weekend è cominciato il campionato di Serie 2 e per il Sangha di Milano è cominciato con una bella vittoria contro Costa Masnaga. Sulla carta, Franz, una delle favorite per la vittoria, per la promozione in Serie 1, per voi un successo sicuramente molto importante, peraltro contro l'ex squadra proprio di Sara qui presente, insomma meglio di così non si poteva cominciare la vostra stagione. Franz. Sì, direi che abbiamo iniziato col classico botto in trasferta in casa della squadra numero uno e vista da tutti come quella che molto probabilmente andrà in A1, caspita, meglio di così non potevo sognare. Quindi molto soddisfatto, abbiamo fatto veramente una bellissima prova, tra l'altro soffrendo il primo quarto dove loro ci stavano mettendo sotto e facendo del concetto di resilienza che a me piace tanto, cioè quello di superare le difficoltà e i problemi in corsa, il nostro marchio di fabbrica, siamo riusciti a ribaltare completamente e a portare a favore nostro la sfida. Per te, Sara, sicuramente una gara da sensazioni particolari, visto che affrontavi alcune delle tue ex compagne. Tu sei una delle giocatrici più esperte di questo Sangha Milano, molto molto giovane, ci dicevate prima, 21 anni di età media, però insomma in una A2 che si preannuncia molto equilibrata, è una squadra alla vostra dalle grandi ambizioni. Sì, insomma, non ci tiriamo indietro, poi dopo appunto il primo risultato, dopo la prima giornata, insomma, le aspettative sono alte, ma appunto dal punto di vista anche da giocatrice, quindi anche tra di noi nel gruppo squadra, vogliamo fare bene, dimostrare, e già insomma, dalla prima gara abbiamo voluto dimostrare che ci siamo anche contro chi in realtà sono le favorite e le dirette concorrenti volendo per il posto appunto alla promozione, ecco. Che campionato sarà quello di A2, Franz? Un campionato che ricordiamo abbraccia quasi tutta l'Italia, tantissime province coperte, tanta Lombardia nel vostro girone, e un campionato in cui ovviamente contano di più le giocatrici italiane, visto che ci sono meno straniere rispetto alla 1. Sì, io ho avuto più volte modo di dire che per me il campionato di A2 è il più bello campionato italiano femminile. A differenza della 1, dove ci sono due blocchi sicuramente già descritti, nella 2 c'è molto da giocare, da combattere, da lottare, soprattutto ci sono probabilmente le migliori giovani e giovanissime italiane, e avendo una sola straniera il campionato ne guadagna. La straniera di solito va a occupare quello spazio tecnico della lunga, no? Quello che manca un po' in generale in Italia al femminile, però permette a tante giocatrici italiane di giocare, di mettersi in mostra, e quindi ci sono tantissime giocatrici in A2 che meriterebbero anche un giro in nazionale nella categoria superiore. Ecco. Tu, Sara, hai giocato sia in A1, adesso sei tornata a giocare in A2. La differenza principale fra i campionati, sicuramente immagino meno fisico, forse un po' più lento il gioco della 2, però è un campionato direi in cui la tattica ha uno spazio importante e molto italiano, come diceva Franz. Sì, no, sicuramente dal punto di vista fisico insomma si sente un po' di meno, e poi come ha detto appunto Franz, il ruolo della lunga straniera di solito è più visto appunto in A2 rispetto appunto magari in A1, molte guardie straniere.
Quindi insomma la cosa, anche la particolarità del campionato di A2 è il fatto che comunque tante italiane, soprattutto anche tante giovani, riescano comunque a dimostrare. Adesso io sono la più vecchia della mia squadra, però insomma il fatto di aver iniziato anch'io da piccola insomma a solcare i palchi, i campi di, appunto, di A2 fin da piccola, insomma fa sì che l'esperienza si faccia. In Serie A2 milita anche la Mateiplast Bologna, che gioca nel campionato, nel girone B, quindi non quello del Sanga Milano. Mateiplast Bologna che ha presentato la squadra in un modo molto particolare per le vie della città emiliana. Vediamo la clip che si riferisce proprio alla presentazione della Mateiplast Bologna e anche il modo in cui Bologna ha vinto la prima giornata con un canestro sulla sirena di Dalì, la sfida contro Ferrara. Vediamo. Bologna è in assoluto una delle città più belle d'Italia. Sono innamorata perché è una città meravigliosa e poi è una città che ruota intorno alla pallacanestro, quindi potervi giocare è veramente una grande opportunità. Il Bologna merita un risultato importante anche per il basket femminile. La squadra è buona, è una squadra da primi, 5 posti anche. Bologna e basket mi hanno portato un sacco di soddisfazioni, abbiamo vinto le altre scudette giovanili portando Bologna appunto in vetta a tutte le classifiche. È una magia stare qua con le ragazze, la squadra, ci divertiamo tantissimo e ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi, quindi veniteci a vedere. Io vi chiedo cortesemente di venirci a vedere giocare, ne varrà la pena. Bologna che viene dietro a darci una mano per fare il nostro meglio. Venirci a vedere perché abbiamo bisogno di te. Io abbiamo bisogno del vostro sostegno e vi aspettiamo numerosi. Io era molto carica e Fede Nanucci ha detto: oh Re, stai bene, stai bene. E mi ha dato un po' di consiglio che mi ha aiutata. Quando siamo entrati in campo e io, quando abbiamo iniziato l'azione, ho visto l'altra Federica in un po' di difficoltà in angolo e non c'era tanto spazio e il tempo stava per cadere e ho corso dall'altro lato, ho preso la palla e sapevo che erano pochi secondi, due palleggi e un tiro da così, un po' pazza. È entrata. Abbiamo visto e sentito il racconto di Marie Dalì, il suo tiro decisivo nella sfida fra Bologna e Ferrara. Riapriamo adesso per un attimo la finestra legata alla Serie A1 per vedere nel prossimo servizio quello che accadrà il prossimo weekend, perché si gioca, c'è il recupero della sfida fra Napoli e Lucca, ci sono altre gare molto interessanti, sentiamo. Torna in campo la Serie A per la terza giornata con qualche retaggio della seconda, o meglio con solo Napoli-Lucca da recuperare. È nota la vicenda che ha preso il via tramite social in cui le Toscane a Napoli ci sono solo arrivate ma non hanno disputato un match causa inagibilità dei palazzetti nella città partenopea, match quindi che aprirà di fatto le danze di giornata. Domenica invece alle 16 l'anticipo, se così si può chiamare, è già un bel trampolino per una giornata che ha tanto da offrire al Taliercio Venezia-Ragusa, con entrambe le compagini a punteggio pieno che poco più di 5 mesi fa aveva suo déjà vu interisolana. In quell'occasione i playoff, la vittoria a pannaggio delle Raierine, che forse sulle mani hanno qualche punto in meno. Consueto appuntamento domenicale alle 18 che offre Broni Battipaglia e Umberti De Vigarano, sfide che già la terza diranno tanto per la classifica, e poi Schiola Spezia, campionessa d'Italia contro Neopromosse, uno spettacolo non necessariamente scontato. Posticipi del lunedì, Lucca Torino e San Martino Napoli, due sfide interessanti, ancor più prima di conoscere l'esito dell'invio di Jason Gas Saches. I Monday Night forse non saranno utili per definire già la graduatoria, ma di certo sarà interessante vedere come i coach proveranno a sfruttare i titolari e panchina per conoscere già adesso il loro ruolo in campionato.
Vediamo allora in grafica quello che è il menù della terza giornata del campionato di Serie 1 femminile, oltre al recupero della seconda fra Lucca e Napoli. Le partite in programma domenica: Venezia contro Ragusa, Broni contro Battipaglia, Umbertide contro Vigarano, Schio contro La Spezia, e poi le due gare rinviate mercoledì proprio perché sabato, domani, c'è la sfida fra Lucca-Napoli, Lucca-Torino e San Martino contro Napoli, appunto le gare che si giocheranno infrasettimanali mercoledì 19. Siamo arrivati quasi in chiusura di questo appuntamento con Donne Basket Magazine. Franz, grazie per essere stato con noi. Volevi sottolineare, c'è la vostra presentazione il 27 ottobre sì, a Palazzo Marino. Sì, 27 ottobre alle ore 11 saremo a Palazzo Marino, presente molto probabilmente anche il sindaco, senz'altro il vice sindaco e l'assessore. E poi domani giochiamo in casa la nostra prima partita di campionato contro il Cus Cagliari alle ore 16 in via Iseo, al Palaiseo. Siete tutti invitati a seguire le nostre gesta. Per tutti gli appassionati milanesi un appuntamento sicuramente interessante, anche perché puntate non solo al campionato ma anche alla Coppa Italia. Cominciare bene per la Coppa Italia è fondamentale. Coppa Italia, guarda, è una cosa che mi sta qua un paio di volte, siamo rimasti fuori per differenza canestri, quest'anno sarà Final Eight, quindi le prime quattro alla termine del girone d'andata giocheranno con le prime quattro il girone sud. E ti faccio una promessa: se mai per fortuna o perché dovessimo entrare in queste Final Eight, ci proporremo per organizzarle a Milano, Coppa Italia a Milano, almeno ci proviamo. Perfetto, benissimo, anche perché la finale di Coppa Italia di Serie 2 sarà uno degli appuntamenti che potrete seguire in diretta su Sport Italia. Grazie coach Franz Pinotti e grazie anche a Sara Canova. Grazie a tutti, grazie, e grazie a te Matteo. Grazie. Appuntamento con Donne Basket Magazine, come sempre rinnovato la prossima settimana, venerdì prossimo ore 20, per tutti gli aggiornamenti sul mondo del basket femminile. Grazie, un proseguimento con i programmi Targazzi Sport Italia. You know.